sarà più piena di quella sensazione dolorosa, che andrà sullo sfondo. Se c'è una parte che fa male, ce ne sono altre dove non avvertiamo dolore. Portiamo l'attenzione su di esse e vediamo se in questo modo possiamo gestire meglio il dolore. Porta la tua attenzione alla fronte e rilassa. Ad ogni ispiro, goditi la sensazione dei muscoli che si rilassano. Apri leggermente la bocca e rilascia le tensioni della mandibola, delle guance, di tutta la testa. Pensi che il dolore sia tuo, che ti appartenga, ma se osservi bene, nota come puoi spostare l'attenzione dalla zona dolorante a un'altra zona non dolorante. Così ti accorgi che il dolore non è tuo, non è cosa che ti definisce, ma è una cosa che semplicemente è presente, non è la tua. Puoi anche accorgerti che la tua attenzione sul dolore lontana dal dolore non sta soffrendo il dolore. Vi è qualcosa in te che non sta soffrendo. Anche se tutto il corpo soffre, la mente che osserva non soffre. Portiamo ora l'attenzione sul dolore. Spesso, quando c'è dolore in una zona del corpo, ci irrigidiamo, come forma di difesa, con il risultato che il dolore diventa ancora più forte e si allarga ad altre zone del corpo. Prova a respirare, come se l'aria potesse arrivare proprio nel punto di massimo dolore. Inspirando, ammorbidisci il punto. Espirando, spazi via la tensione. Anche se all'inizio questo aumenta la sensazione di dolore, non evitarlo, ma accoglilo con gentilezza nella tua coscienza. Respiro dopo respiro. Puoi lasciare andare le tensioni intorno al punto del corpo dove vi è dolore, fino ad arrivare ad un nucleo. Se hai abbastanza stabilità nell'attenzione, puoi osservare quel dolore, altrimenti sposta l'attenzione su un altro punto del corpo. Se lo osservi, prova a vedere com'è il dolore. È sempre presente? È sempre uguale? Dov'è precisamente? Respirando, osserva con cura. Porta ancora l'attenzione sul fatto che la coscienza che osserva non ha dolore. La coscienza non è dolore. Se portando l'attenzione nel dolore questo aumenta, significa che non stiamo portando l'attenzione in modo corretto. In questo caso, sposta l'attenzione sulla parte opposta di dove avverti il dolore. Prova ora a guardare con attenzione il dolore. Esplora la differenza tra il dolore fisico e la sofferenza psicologica
che si aggiunge a quel primo dolore. Osserva il senso di rabbia, di ingiustizia che avverti perché stai provando il dolore. Renditi conto che non è colpa tua se c'è dolore, né di nessun altro. Semplicemente il dolore c'è. È una cosa normale. È il risultato dell'avere un corpo. Come l'avere malattie, invecchiare, non dipende da una nostra scelta, né potrebbe essere altrimenti. Ma spesso al dolore aggiungiamo ulteriore dolore perché pensiamo che sia ingiusto soffrire. Con la meditazione puoi, respiro dopo respiro, osservare questi meccanismi e se ci sono riconoscerli come fantasie. Fantasie che aggiungono dolore e non ti aiutano. Se non riesci a portare l'attenzione direttamente sul dolore, prova ad avvicinarti, spostando l'attenzione da una parte del corpo, senza dolore, sempre più vicino alla parte dove il dolore si manifesta. Respiro dopo respiro, con gentilezza, prudenza, coraggiosa pazienza. Senti contemporaneamente l'aria che entra ed esce dalle narici. Inspira e rilassa. Lascia che ad ogni inspiro il tuo corpo lasci andare tutte le tensioni. Il dolore non è tuo, semplicemente. Il dolore esiste ed è proprio in quel punto, ma tu non sei il dolore, il tuo corpo non è il dolore, la coscienza che vede il dolore non ha dolore. Il dolore, il corpo e la coscienza sono tre oggetti diversi. Finora li hai visti tutti insieme, come fili che si sono avvolti l'uno con l'altro, ma ora puoi provare a districarli. Piano, con l'aiuto del respiro, a riconoscerli separati. Puoi vedere il tuo corpo, osservarlo nelle sue parti. Puoi vedere il dolore quando è presente. Puoi vedere che c'è una coscienza che vede il corpo, che vede il dolore e che non è né corpo né dolore. Se osserviamo un dolore psichico, potremmo renderci conto che la coscienza non è nemmeno la mente. Inspira, espira, rilassa. Senti l'aria che entra ed esce.
Senti ad ogni ispiro il corpo che lascia andare la tensione. Continua la meditazione per qualche altro respiro ancora, fino al suono della campana.